Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato l'estate, ormai è diventato sempre... Sono molto contento, allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Buonasera a todos, a tanto so neanche se sono inquadrato. Vediamo se riesco a vedere me stesso mentre, mentre sto facendo lo streaming. Sì, vedere mi vedo. Accidenti, che latenza incredibile. Ok, via che cominciamo. Iniziamo a preparare il tutto. Per questa live apriamo il nostro ambiente di sviluppo, iniziamo a programmare man mano che arriva gente, se qualcuno si vorrà unire. Ok, chiudo qui, che di questo non ne ho bisogno. Perfetto. Ok, abbiamo già Delphi caldo, pronto per iniziare a lavorarci. Intanto ciao a tutti, per chi è collegato o anche per chi guarda in differita, perché scopro che molti si collegano ma magari guardano la live ma la guardano in un secondo momento. Effettivamente questa settimana ho fatto due appuntamenti più uno extra ieri sera, che tra l'altro che non è stato male, perché comunque si è collegato qualcuno, si sono scambiate, abbiamo scambiato un po' di chiacchiere, quindi è stato abbastanza comunque interessante, una cosa sperimentale, giusto perché volevo mettermi a scrivere un po' di codice e allora ho detto via, mettiamoci a scrivere e nel frattempo colleghiamoci, facciamolo live, vediamo se c'è qualcuno che ci fa compagnia o ci dà dei consigli. Bene, questa serata è dedicata sempre alla nostra formula Discovery che abbiamo inaugurato la settimana scorsa, che è una formula incentrata sulla scoperta, a dare la scoperta dell'uso di una libreria, in questo caso si chiama Delphi MVC Framework, è un framework che serve per creare delle web API RESTful. E abbiamo iniziato a vederla la settimana scorsa guardando un po' come si scarica, l'abbiamo scaricata da GitHub, l'abbiamo installata, l'abbiamo come dire configurata, compilata, installata nel lead, abbiamo lanciato un progetto, un template per creare un come si può dire un nuovo progetto partendo da zero, abbiamo visto un po' quelle che sono le caratteristiche di questo framework per creare appunto Web API REST in Delphi. Questa sera proseguiamo diciamo la trattazione vedendo un po' più nel dettaglio gli elementi che fanno parte del framework.
Ricordo sempre che io poi sto seguendo un po' di documentazione, però faccio finta di non conoscerlo per certi versi, per altri versi non me lo ricordo proprio. E quindi l'obiettivo è appunto per non preparare, dover preparare sempre materiale, l'idea è quella appunto di esplorarlo assieme, che dovrebbe essere una cosa anche utile, giusto perché i dubbi che vengono a me potrebbero essere gli stessi dubbi che vengono ad altri, e in questo modo li possiamo risolvere assieme, andando appunto a vedere come implementare le varie cose con questo framework e quali elementi ne fanno parte. Allora, giusto per visto che la chat è silenziosa, ma probabilmente saranno tutti o c'è una partita, io non seguo il calcio, quindi mi rilasso con lo streaming, con questa nuova attività. Se qualcuno segue il calcio, immagino se ci sono delle partite, non ho controllato, ma cerco di tenere sempre un po' le stesse giornate in termini di pianificazione, in modo che insomma, chi vuole seguire certi argomenti magari si abitua e sa quando collegarsi, e cerco di tenere un po' di costanza, come si suol dire. Allora, passiamo intanto alla schermata con cam, così è possibile vedere lo schermo. Io adesso Spotify lo parcheggiamo, che ci è utile, ma per dunque, l'altra volta avevamo creato un progetto vuoto, magari gli ributtiamo un'occhiatina, giusto per far vedere, tra l'altro ci si riapre esattamente dove avevamo lasciato, creato proprio di esempio nella cartella dove ci sono tipicamente i progetti. Un festoso saluto Marco, grazie, ciao Holistic. Arrivato, come vedi, anche stasera siamo qui che proviamo a fare qualcosa con un po' di codice. Quindi apriamo Delphi. E che cosa avevamo fatto l'altra volta? Abbiamo anche Punga 78, ciao Luca, perché io lo conosco di persona, quindi siamo oltre che sviluppatori, amici di zona, e poi ogni tanto ci scambiamo qualche dritta tecnica l'uno con l'altro quando ci sono dei problemi da risolvere, e facciamo un po' di brainstorming. È un po' che non ci capita, un po' che non ci si vede, ma adesso che si spera la situazione migliori un pochino lato Covid, si spera di tornare un pochino a ribeccarsi, non solo alle conferenze, ma anche fuori per una birra, anche se io non bevo birra, però qualcosa del genere, una cenetta. Ok, quindi ripartiamo esattamente da dove ci eravamo fermati l'altra volta, o meglio, in realtà la mia intenzione era quella di fare un progettino ex novo per provare a implementare un'applicazione. Stavo pensando a una to-do list, che è un'idea sempre un po', come dire, noiosa, però effettivamente quella che un po' tutti conoscono, più che una to-do list, una checklist, magari organizzata in diversi gruppi, in modo da avere, come dire, un qualcosa da poter progettare e provare a fare le API, seguendo i vari passaggi ed esplorando le varie caratteristiche del framework, nel tentativo di realizzare, come dire, questo progetto. Quindi l'altra volta abbiamo fatto proprio, e come abbiamo fatto un Hello World, abbiamo visto come viene creato il wizard, come viene creato il server. Tanto poi adesso entriamo nel vivo e lo rifacciamo, così mi provo a fare il mio progettino e partiamo da una cosa, come dire, nuova, ma comunque a cui diamo eventualmente una struttura un po' più organizzata. Quindi l'altra volta, per rinfrescare anche la memoria a me stesso, perché abbiamo creato un progetto, quindi Delphi MVC Framework. Se vuoi cliccare il cliché più sfrenato,
subito prima della to-do list c'è il blog. Esatto, avevo pensato anche a quello perché c'è un API, l'API JSON di esempio, che fa il blog, gli articoli, l'autore, però sì, effettivamente la fantasia è sempre. C'è un vantaggio nel seguire questi esempi che sapendo tutti come funzionano, riesci comunque, non ti devi lambicare nel progettarti qualcosa di complicato perché sai esattamente come farli funzionare, però è anche vero che, come dire, sono sempre un po' noiosi, ma l'importante è capire un po' come funziona il framework e poi. Quindi mi rifaccio il wizard, gli faccio controllare, creare il web module. Qui c'è un TMI web module, io lo chiamo, come potremmo chiamarla, checklist, è un po' una sorta di, chiamiamola notebook, web module, non lo so, oppure post-it, fare dei post-it. Forse l'idea dei post-it non sarebbe male, come. Infatti la cosa più lunga è sempre scegliere i nomi, che è sempre la cosa più dura. Boh, facciamo un check me, chiamiamolo check me o check up, no, il check up è quello medico. Web module, tanto poi questo è il modulo dell'applicazione, quindi è il web module che farà da contenitore a tutto quello che è la configurazione e la registrazione dei vari controller del framework MVC. Quindi questo lo lasciamo creare control unit, I check. Sì, per non mettere la I davanti, creiamo il controller unit, creiamo index sample action, eccetera. Questo gli lascio creare così abbiamo un modello, però più che TMI controller lo chiamo T sample controller. Lo lasciamo perché così fa un po' da guida nel caso uno non si ricordi. Potresti ingrandire un po' i font, guarda, posso zoomare più che altro la maschera. Effettivamente io sono abituato a usare i caratteri al 100% e quindi sono sempre un po' tranquillo, ma dopo sull'editor vado un po' di ingrandimento naturale, quindi metto l'ok, mi faccio creare il nostro progettino, yes, con la VCL. Quindi il progettino è stato creato. Magari provo, so che farò un azzardo, ma come dire, a mettere i caratteri più grandi al volo, anche se di solito suggerisce di riavviare, spero che questo non comporti problemi allo streaming. Qui è bruttissimo, però magari qui lo facciamo ripartire ed è solo questione di andarsi a beccare un. Spero che si veda ancora bene. E quindi vado a fare il mio progetto. Oppure c'era Remember the Milk, quel famoso progetto. Vabbè, che poi possiamo anche. Ti ringrazio per il tentativo. Sì, effettivamente ci stava, mi devo ancora abituare a fare un po' le live adatte un po' a tutti i vari setup e quindi diventa sempre un po' difficile. Allora, check me. Questo è il check me, non mi piace, quindi lo chiamo check. Fatto, check, ci sta. Check. Remember the Milk era un'applicazione. Io non l'ho mai usato in realtà, però tutti suggerivano. Avevo un, come dire, un. Se lo ricordavano tutti, quindi questo lo chiamiamo check.
web module, così poi gli vado a cambiare. Ho fatto una cosa sbagliata, dopo la correggo. Allora, check punto, questo è il controller, controllers sample, e poi abbiamo check il compagno di checkmate. Anche checkmate esiste, perché ricordo che una volta volevo fare una cosa di questo tipo, e allora questo lo chiamo check web API, e poi forse sono riuscito a dare un nome a tutto. Allora, questo in realtà lo vado a salvare con un altro nome, così adotto un po' la, come dire, modules web. Ok, così lo chiamo, forse posso chiamarlo anche web module, no, check web module, check web module, o potrei chiamarlo anche main web module. No, va bene così, dai, tanto non è che ci sia da. Ok, quindi sicuramente qualche nome modificato ci darà dei mal di pancia, perché ci sarà da, esatto, unit 1 non esiste più. L'ho salvato come pass oppure no? Perché non lo vedo formattato come si deve, forse no. Adesso ho fatto un po' di casino, come al solito. Ho fatto un po' di confusione. Allora, adesso ci... Non me l'ha rinominato. Facciamo una cosa. Partiamo da qui. Così, allora, questo è check modules. Web. Ok. No, che c'era qui. Questo è il vecchio. Ok, questi non servono più. Allora, proviamo. Ah no, era qui la finestra. Ok. Adesso provo. Oh, ok, ci andiamo già un po' meglio. Quindi devo ancora sistemare l'errore che c'è di là. Questo non match il nome di file. Ok, non trova. Adesso intanto almeno non trovo il sample controller. Ok, andiamo ad aggiungere la reference al nostro sample controller. Delphi con editor di testo è possibile? Possiamo a livelli di blasfemia, nel senso che si usa poco, non so, il... no, no, no. Cioè con solo editor di testo si può, in realtà, perché c'è questa particolarità che l'ambiente quando parte carica, non è così immediato, ma l'ambiente quando parte carica impostazioni da vediamo se trovo il nodino, da una voce di registro che viene creata con dentro tutte le impostazioni dell'ambiente. Però è possibile prendere il link di, ad esempio il link di Delphi. Se vado ad aprire il percorso del file e mi vado a creare un mio link tipo sul desktop, c'è la possibilità a riga di comando di dargli una sorta di profilo. Ad esempio qui c'è profilo Delphi, di dirgli ad esempio meno R, chiamiamolo code only o qualcosa del genere, un nome a piacere e indicativo. Fatta questa cosa, nel momento in cui viene lanciato lead, adesso lo provo a chiudere
Così dopo vediamo se ripartendo, ecco qua c'è il link che ho creato, con quel meno R facendo un doppio clic, lì departe ma si resetta un po' troppo, cioè andrebbe come dire copiato o... Ah, è vero che si chiama Maurizio, l'ho notato oggi perché ho seguito Listic, ho visto il nome e ho detto cavolo, è quasi identico a... Ok, qua ci sarebbe da fare il percorso di registrazione o la cosa migliore sarebbe duplicare in realtà il registro esistente, però vediamo se ha creato la chiave giusto per far capire il problema. Allora, aggiorna, c'è questo e-launch che però... il concetto è che qui sotto... Forse non ho aggiornato la chiave giusta, vediamo, o comunque probabilmente va lanciato. Sotto Current User si dovrebbe andare a creare un nuovo ramo che ha il nome, ad esempio, BDS underscore con infatti Maurizio De Magnis, Maurizio Del Magno, è incredibile. Se senza ID ha senso, no, senza ID diciamo è un po' come... non c'è una modalità, ad esempio, Visual Studio Code, però so che ci sono... c'è chi ha lavorato a un qualcosa per Visual Studio Code che è in grado di aprire progetti... Aiuto, come si è ingrandita questa finestra. Che è in grado di aprire progetti Delphi, ovvero... Adesso lo cerco così anche se è un po' banale, cioè è possibile lavorare con codice Delphi all'interno di Visual Studio Code, quindi se uno proprio vuole un altro da invitare a mangiare piadina, esatto, infatti ci vuole, quindi ho anche novità per la piadina, ma quello ne parleremo in privato. E quindi ha fatto questa estensione, io non l'ho provata in realtà, però sembrerebbe interessante, ci sono praticamente il supporto al linguaggio Pascal di Delphi integrato in Visual Studio Code e con alcune delle feature che sono presenti in Delphi che riguardano però solo il codice tipo i numbered bookmarks, cioè la possibilità di fare Ctrl Shift 1 e metto il bookmark 1, CTRL 1 mi sposto sul bookmark, l'innumero, cioè ci sono dei comandi per mettere il bookmark con, tra l'altro funziona anche, vedo su altri linguaggi, questo sembra Node, quindi sono feature di Delphi molto comode che si possono usare in Visual Studio Code anche per file che non sono di Delphi, però c'è anche un interprete per il linguaggio, quindi se uno vuole scrivere solo come dire, solo codice, è vero una cosa alla Visual Studio Code, forse è meglio installare questo su Visual Studio Code che non il contrario. A livello di Delphi direi che senza l'IDE Delphi lo vedrei un più come Visual Studio, cioè un ambiente che, come dire, non è legato solo codice, ma ovviamente ha dei tool per maneggiare il codice sorgente, fare refactoring, la ricerca, eccetera, dove di fatto, insomma, senza l'IDE non... sì, lo fa anche Visual Studio Code, c'è la sua command palette, tutto nascosto, però c'è da dire che l'IDE di Delphi andrebbe effettivamente un po' ammodernato, nel senso che è un prodotto che mantiene molto compatibilità all'indietro, a volte forse anche troppa, e ci sarebbero un po' di interventi da fare, come dire, per renderlo un pochino più, però già nelle ultime versioni qualcosa è stato portato fuori, tipo c'è il supporto LSP, il Language Server Protocol, ovvero tutte le informazioni legate alla sintassi, code completion, quello che in Visual Studio IntelliSense. Completamento del codice, le informazioni sul codice sono delegate a un processo esterno e ci si parla. L'IDE parla col processo tramite un protocollo che è standard, che tra l'altro è lo stesso anche usato in Visual Studio Code. Solo
Cioè, teoricamente il supporto in Visual Studio Code per un linguaggio lo si fa mettendo un processo esterno che parla e dice a Visual Studio: guarda, qui ci sono queste classi, ci sono questi membri, ci sono queste cose, e quindi alla fine Visual Studio Code, anche se non conosce un linguaggio, lo impara di fatto perché c'è un processo che lo istruisce. Non è detto che un domani, spingendo sul cross-platform, anche Delphi non arrivi su altre piattaforme. Per il momento è un ambiente di sviluppo Windows, quindi gira su Windows, non fa solo applicazioni per Windows, ma Windows è il suo, come dire, il suo habitat, perché è sempre stato così, e a meno fino a quando non ci sarà motivo per iniziare a portarlo su altre piattaforme, presumo rimarrà così. Poi lì bisognerà sentire da Embarcadero quali sono le mire, le richieste. Quindi per il momento, ad esempio, chi sviluppa su Mac e si installa una virtual machine Windows ci lavora anche poi abbastanza tranquillamente, visto che sono macchine tendenzialmente potenti, e ci fa tutte le sue cose, per cui non c'è, come dire, tutta quella difficoltà. Il deploy c'è il platform assistant, cioè io posso andare a configurare, non è direttamente qui, però l'SDK, c'è una configurazione di SDK dove io posso parlare da SDK Manager Page. Se ad esempio voglio compilare, andare su Linux, aggiungo un nuovo profilo, praticamente devo configurare, dare un nome al profilo e andare a parlare con un'applicazione che è deployata e gira sulla macchina remota, in questo caso una macchina Linux, e che risponde a una porta. Per cui quando io faccio il build e gli dico run, i binari vengono portati di là, vengono lanciati, e c'è questo server che comunica. Quindi noi praticamente da Windows andiamo su Android, iOS, Mac, Linux, e chi più ne ha più ne metta tramite questo applicativo. Però l'IDE di per sé è per Windows, e come dire, senza designer, senza strumenti, ha poco senso, ma per il modo in cui è fatto. Quindi non c'è c'è una ricerca di comandi. Quindi, però, dicevo, andando appunto nel registro, che dopo l'ho chiuso, e personalizzando il registro si possono andare a spegnere dei package. Ci dice che Delphi è fatto con Delphi, nel senso che tutto quello che si vede è qualcosa di scritto in Delphi e compilato, che viene caricato come package. E quindi se io vado nei miei package, ad esempio qui, e spengo se la trovo, la welcome page o qualcosa del genere, nel registro si trovano tutte queste robe qui. Ce l'avevo aperto prima, ma l'ho chiuso. Sono in grado di far caricare Delphi. Adesso mi ricordo la chiave. Qui l'esperto che l'ho visto comparire a Web Guy, Paolo Rossi. Guardate se io vi sputtano tutti per nome perché li conosco. È un esperto di questa cosa, perché ha fatto anche, so che aveva raccontato anche degli automatismi per fare un po' di. Ah, sono qua. No need packages. Ecco, ad esempio, io che non sviluppo per iOS, potrei, per il momento, potrei disabilitare questo Delphi iOS Platform. Per le impostazioni più di carattere generale, cioè se io sviluppo e ad esempio non lavoro con iOS, c'è già l'installer che mi consente di dire con cosa vuoi lavorare, con Windows, con iOS, con Mac. Quindi se io non seleziono quelle piattaforme, nulla di quello che le riguarda viene praticamente caricato. Quindi quelli vengono rimossi e l'IDE parte già ovviamente molto più leggero. Però anche questo non mi interessa, non so, il Dark Gem, non mi interessa il Data Explorer con i database, non mi interessa ad esempio la welcome page o qualcosa del genere, tracking system, la history, la Type Library Browser Package, cioè il package per caricare delle librerie COM o ActiveX di Microsoft. Cioè magari uno dice non le uso assolutamente, quindi è qui, Start Page, che poi la Welcome Page. Io posso iniziare a tirare, più che tirare via, potrei, ci si mette un underscore come in alcuni casi, come questi, dire
nel nome e lui quando carica ignora e quindi supponendo di togliere un po' di package, get it, il tour guidato, la history, i component toolbar, io praticamente posso far partire l'IDE con quasi la base minimale di componenti, cioè con quasi niente, quindi proprio l'IDE parte, quindi tutte queste robe che carica sono package. BPL, la B è per richiama il nome Borland, che ha creato il compilatore, l'ambiente, e sono praticamente DLL configurate con Delphi, tant'è che ad esempio il wizard, noi l'abbiamo del progetto Delphi MVC, l'abbiamo creato perché qui c'è un IDE expert, cioè c'è un BPL, c'è un package che contiene codice Delphi che usando referenziando appositi package che guidano l'ambiente di Delphi, quindi che consentono di lavorare con degli oggetti che ti permettono di andare a modificare le toolbar, aggiungere dei menu, aggiungere delle voci. Io ho fatto anche una presentazione sugli expert per l'IDE, cioè su come crearli in una conferenza tempo fa, poi magari potremmo riprendere quel materiale per parlarne in una live, e di cui ne è rimasto impresso solo uno, che è quello che praticamente quando compili, se c'è un errore, il compilatore dà un errore, fa un peto, quindi che è piaciuto molto, che è preso da un'idea tra l'altro di un expert simile che esiste per Visual Studio, praticamente l'ho rifatto. E per cui si dice che Delphi è fatto in Delphi proprio perché al netto dell'IDE quando parte il resto sono tutte cose scritte o con C++ o con Delphi, ma prevalentemente con Delphi mi risulta, e caricate che vanno poi a creare sia le parti che lavorano dell'IDE, i vari template, i vari wizard, eccetera, eccetera. Quindi anche qui c'è questo IDE expert che non ha componenti come invece vale per tanti altri package che vanno a mettere dei componenti nella palette che si possono utilizzare, ma quello che va a caricare è il wizard con cui noi abbiamo avviato. Sì, qui ci sarebbe un sacco di cose che potremmo rimuovere. I componenti per Delphi 1.0, cioè 16 bit, potremmo rimuoverli tutti, potremmo togliere un sacco di roba, lasciare solo quello che compete all'editor, e io entro in modalità code only, e se devo fare tipo un'applicazione console, questo che cos'è? Ah, sono driver, intro driver, no, qui non li ho mai visti, quindi dai, bindings eccetera, c'è un sacco di roba che si potrebbe tranquillamente razzare components. Io di solito mi faccio una personalizzazione, poi in realtà adesso comunque l'IDE si muove sempre in maniera agevole, una volta era un pochino più pesante, mentre adesso comunque con le macchine che abbiamo non c'è almeno da parte mia più il bisogno di andare a fare delle tarature di questo tipo, quindi lo uso com'è, quello che non mi serve non lo installo. E poi comunque adesso ho iniziato a usare anche l'installer web, che non sembra, ma comunque è abbastanza comodo perché c'è un ISO o un installer web. L'ISO scarichi tutto, l'installer web è vero che scarica on demand, ma se alcune cose non si usano in due minuti ha installato Delphi, che è abbastanza comodo. Quindi questo è il nostro, non ho capito se poi compilava alla fine perché mancava una unit, abbiamo rinominato questo, quello e quell'altro, ok, quindi la struttura ce l'abbiamo, lanciare, posso lanciarlo. Ok, Windows mi chiede di dargli mano libera per il firewall. E qui c'è la repo integrata, quit fa uscire, quindi direi che più o meno ci siamo. L'ho riavviato, ma vedo che probabilmente si vede più grande, ma non si vede comunque benissimo. Ok, lì adesso magari comunque andrebbe riavviato il sistema, ma eventualmente la prossima volta parto già con i caratteri più grandi. Qui c'è il nostro controller sample che ha creato, che tengo come riferimento, e poi vorrei iniziare un po' a esplorare eventuali altri controller per fare
quella che è la mia applicazione. E quindi riprendendo, come dire, un po' la guida che mi ero fatto su un'applicazione del FMVC Framework, è fatta dal Web Module, che è un data module. In questo ambiente esistono i data module che sono come questo, che sembra una tela bianca dove mettere prevalentemente dei componenti. In genere sono chiamati data module. Sono come delle finestre, ma non visibili, dove possiamo appoggiare dei componenti globali o mettere della logica da condividere, in pratica nel resto del progetto. La cosa interessante, di solito ne viene creata un'istanza sola e a livello di progettazione io posso mettere qui dei componenti referenziali da altre finestre senza dover andare a scrivere necessariamente del codice, quindi questo è un po' il vantaggio che ha questi data module. Il web module immagino che sia un web dispatcher, è un data module però con delle funzioni in più per gestire, in questo caso fa parte di una tecnologia che si chiama Web Broker, che è integrata in Delphi. In questo caso il web module, diciamo, ha degli eventi che ti dicono: è arrivata la richiesta, devi preparare la risposta, e il framework Delphi MVC lo utilizza per agganciarci in modo che poi sia il framework a gestire poi la dinamica di queste cose. Questo stando a ciò che ho letto. Quindi per ogni applicazione generalmente abbiamo un web module, che è un po' anche il punto di ingresso dell'applicazione, con varie voci di configurazione che avevamo sbirciato l'altra volta provando anche a cambiare qualche path, però non sto più a fare dei cambiamenti, a meno che non sia necessario, poi magari li vedremo, sono abbastanza intuitive, quindi se serve i system controller li lasciamo, che li abbiamo visti, danno una panoramica di quello che c'è all'interno dell'applicazione. Per debug io li lascerei, tanto comunque funzionano, avevamo visto solo da localhost, quindi poi all'interno cosa abbiamo? La logica applicativa, che è divisa o in middleware che andiamo ad aggiungere o nei controller, che generalmente sono dei gestori di una risorsa, quindi generalmente sono associati a un path e forniscono delle azioni per rispondere alle chiamate che sono poi i comandi HTTP che arrivano con le varie richieste e che devono essere registrati nell'engine. Quindi qui c'è appunto la registrazione dei controller. Add controller c'è la classe sample controller che butta dentro la controller class. Questa cosa un po' chic. Cioè, prende la classe del controller e la fa presente al framework, in modo che usando probabilmente le informazioni sui tipi a runtime, RTTI, che è l'equivalente della reflection di Java e di .NET, andrà a istanziarlo, a cercare dentro quelle che sono le azioni che possono rispondere a un certo comando. Quindi abbiamo il controller, abbiamo una o più azioni, uno o più procedure per operazioni che dobbiamo fare eventualmente prima o dopo e che riusciamo in questo modo a inserirci in maniera generica nel contesto di richiesta e risposta. Quindi almeno un controller generalmente c'è, se no non fa niente. E opzionalmente, come abbiamo visto, uno più middleware. L'altra volta avevamo provato questo degli static file, che praticamente una volta abilitato, dato un percorso slash static, io se mettevo un file JPEG nella cartella www, ci scrivevo slash static slash nome file e l'estensione, mi veniva restituito il file statico preso da disco. Questo mi potrebbe fare comodo nel momento in cui voglio aggiungere un'interfaccia web a questa applicazione, per fare in modo, magari fatta in JavaScript con dei file HTML, che non fa uso di generazione di viste lato server, però so che c'è anche questa possibilità,
essendo file statici, li posso buttare dentro questa cartella e scaricarmi di fatto un HTML che fa da infrastruttura la classica single page application, cioè ho l'applicazione, ho l'HTML che fa da struttura, che carica un file JavaScript scritto da me, che importa eventualmente un file JavaScript di qualche framework dei più noti, tra cui AngularJS, Vue, React, eccetera, che prende il controllo e come dire, va poi a modificare al volo l'applicazione. Esisteva un tool che si chiama Delphi Distiller, si interponeva al lancio dell'IDE per decidere cosa caricare o meno. Non so, è stato aggiornato, l'ho sentito, ma penso di non averlo mai usato. Quindi c'è questo browser che si apre, non lo so se. Non ne ho più sentito parlare, quindi X2 non ha un dominio proprio. Delphi 2 Tokyo Distiller. Cioè, ogni versione sta su sta su un server diverso. Tra l'altro vedo che Streamlabs non inviare messaggi troppo lunghi. Ok, devo rilassare un po' il moderatore perché è un po'. C'è un moderatore automatico e. Ma vedo che ogni versione sta su un server diverso. Non lo so, non è molto affidabile. Forse magari un progetto abbandonato, essendoci eventualmente un sorgente. Qui si parla di Tokyo, quindi siamo arrivati quasi all'ultima versione. Non so come mai. Non l'ho più provato, quindi se qualcuno lo conosce, ma so che ci sono anche, forse ce ne sono anche altri in giro, io diciamo non è una cosa che tendo poco a fare perché magari alcuni hanno anche delle interdipendenze tra questi package e quindi non voglio andare, come dire, a manomettere anche a volte la stabilità dell'ambiente in sé che magari sempre per guadagnare poco, quindi alla fine se c'è roba che non uso rimane lì e. Al Delphi, tra l'altro, a noi se non ricordo male, quello che scrive sul forum dei programmatori che ha quel problemino da risolvere sulle cartelle, sui file, che forse mi ricordo il nick e quindi ho una memoria che fa schifo, quindi spero che tu sia riuscito a risolvere con i thread che ti sei avventurato in una palude che porta sempre dei mal di pancia, il multithreading. Quindi eccezionalmente abbiamo uno più middleware che possiamo attivare e poi li attiverò se ho voglia di attivarlo. E poi c'è un po' la trattazione di quello che sono le parti fondamentali, qualcosa che avevamo visto, ovvero l'attributo MVC path che specifica il percorso dell'API e poi i vari attributi sulle variazioni che li vanno di per sé a integrare. Quindi io una cosa che farei per andare avanti col mio check, si chiama check, quindi così andiamo qui. C'è un wizard anche comodo, questo è open source, quindi su GitHub c'è anche se uno volesse prendere spunto, ad esempio, anche da questi che sono molto, cioè avere un generatore di codice è molto comodo alla fine. So che oggi c'era anche un webinar che spiegava i nuovi low code, i nuovi generatori di codice che sono stati messi per fare Monkey su Delphi, ma non ho potuto seguire perché stavo seguendo, a parte lavorare, stavo seguendo un'altra live che c'è stata qui su Twitch di una ragazza che si chiama Diana. Se cercate tra gli streamer che consiglio lo trovate, Diana Coats, che ha intervistato Serena Sensini, che è una sviluppatrice Enterprise Manager, c'era la definizione, poi in realtà sotto sotto vengono tutti dallo sviluppo, quindi ci vuole qualcuno che sviluppa
È stata una sessione molto interessante perché si è parlato anche un po' di esperienze universitarie, di come dire, anche un po' di misoginia, di fenomeni di misoginia, che è una cosa che dei racconti che non mi piace sentire, perché quando li sento mi viene la rabbia che stiamo ancora a guardare il genere per stabilire se uno è bravo nell'informatica o meno, cioè è una cosa che è incredibile. Allora, quindi andiamo a creare un altro controller, giusto per non divagare troppo. Questo sarà il mio T, quindi il mio check. Farò delle note, quindi ogni nota c'è tipo post-it. Quindi creiamo un T-Note controller, chiamiamolo, perché Note è praticamente una delle mie risorse. Facciamo le note, poi facciamo gli elementi delle checklist, o la chiamiamo checklist, o check item, ma no, chiamiamolo scegliere i nomi. Questa è una cosa che dovevo preparare prima perché diventa troppo. Azioni CRUD, action filter no, index action no, perché non è PI, non ne ho bisogno. Mi può far comodo su un percorso di root, perché magari se uno scrive mio sito.com l'invio un'azione di index che magari dà una pagina iniziale, mi può far comodo. In questo caso lo lascio il più possibile vuoto. Quindi, ma no, dai, chiamiamolo, usiamo dei termini che capiamo, una checklist controller, così la chiamiamo checklist e non se ne parla più. Quindi mi fa un bel controller vuoto, mi importa anche un po' di uses, sono un po' di spazi, ma quello non è un problema. Quindi questo è il mio controller da fare da zero, che restituirà come risorse, lavorerà comunque, restituirà, gestirà come risorse le checklist. Quindi lo chiamo check controllers checklist, che con quel check davanti grida vendetta, ma troverò un nome. Non so, lo chiamerò Memento, lo chiamerò un nome diverso con una fantasia orrenda, ma comunque un nome diverso, ma intanto non è un problema. C'è il refactoring, quindi l'indirizzo, ok, sotto slash API, creiamo la nostra API, quindi questo sarà un indirizzo checklists, cioè questa è la risorsa con cui si andrà a lavorare. E usiamo l'MVC path per dire che qualunque cosa inizi con questa parte di percorso fa parte ovviamente del nostro lavoro con le checklist, quindi riguarderà le checklist. In questo caso voglio farmi un segnaposto, ad esempio una procedure getAll, che mi restituisce tutte le checklist. Quindi metto la dichiarazione del metodo, per chi non lo conosce, visto che c'è anche qualcuno che segue, che non conosce Delphi lavora con interface implementation e con una parte dichiarativa e una parte implementativa, che tra l'altro devono sempre essere sincronizzate. In realtà questo non è un problema perché l'IDE fa praticamente tutto, ovvero questa è la dichiarazione della mia classe, un po' come C++, che abbiamo l'header file e il file del codice. Quindi se io qui metto una procedure e la dichiaro perché la voglio implementare, la scrivo e poi ho lo shortcut che mi va a completare il codice, cioè vede che c'è questa dichiarazione, manca l'implementazione, va qui sotto e inserisce il corpo e siamo pronti a scrivere la nostra implementazione. Tra l'altro la dichiarazione per me è molto comoda perché in molti IDE si usa un sistema di navigazione tipo una combo box, un filtro incrementale, qualcosa del genere. Qui viene molto comodo usare direttamente questa dichiarazione nel sorgente perché possiamo passare sempre
dall'implementazione alla dichiarazione e viceversa. Quindi se io sono qui, posso tornare alla dichiarazione e da qui posso tornare sotto nell'implementazione. Le posso far sincronizzare in automatico con uno shortcut. Tra l'altro, uno shortcut che ho imparato solo in questi ultimi, solo l'anno scorso, non sapevo l'esistenza, che è incredibile perché esisterà da non so quanto, andavo a fare tutto a mano. Cioè, se io qui aggiungo un parametro, c'è un comando che si chiama sync prototypes. Mettiamo che ho deciso di mettere un valore integer da passare, e se faccio sync prototype, ovviamente adesso mi dà un errore perché la dichiarazione che c'è qui non è implementata, cioè qui sotto c'è implementazione interfaccia, si trovano sempre nello stesso file, sì, generalmente sì, cioè questa è interfaccia nel senso che è una parte di dichiarazione, e poi potrebbero essere però anche nella stessa sezione, cioè questo, la dichiarazione qui è nella sezione interface perché è visibile dall'esterno. Questa classe è visibile dall'esterno, sebbene l'implementazione rimanga una parte protetta. Però se io prendo questa dichiarazione type controller e la sposto qui sotto, lo posso fare, però questa classe sarà implementata, non sarà visibile all'interno, all'esterno di altri moduli. Quindi questa che è una unit, se io voglio registrare questo controller farò, dirò uses check controller checklist, però non riuscirò a vedere questa classe perché sta al di sotto di questa riga di implementation. Se invece sta al di sopra, questa classe è visibile, come questo metodo è tutto visibile perché il metodo è public. L'implementazione la posso mettere sopra, sotto, la posso mettere un po', direi, ma qui deve stare necessariamente qui sotto, è giusto perché qui posso mettere delle procedure statiche, ad esempio scrivo una procedura dummy begin end, metto giù le mie perché ti arrabbi, questo ci voleva, no? Come mai si arrabbia su questo? Secondo me si possono scrivere anche qui statements not allowed interface part. Ah, quindi vanno tutte comunque sotto, almeno questa è una reminiscenza del Pascal che non mi ricordavo, quindi tutto ciò che sta qui sotto è implementazione. Se io copio la sua dichiarazione e la riporto qui, a questo punto questa è visibile dall'esterno. E questa è programmazione procedurale, cosa che si può fare, però, come dire, meglio lavorare magari. Non può essere in interface. Mi ricordavo, non ce l'ho mai messa, quindi non sarei mai incappato in questo errore, ma proprio per questo mi venivano in mente delle reminiscenze. Beh, giustamente, perché interface dice quello che espongo, è inutile che metto un corpo. Quindi tutto il corpo è sempre qui sotto, qui fuori metto quello che vado a esportare. Quindi qui mi dà errore perché sotto c'è un metodo dichiarato. Qui dà errore perché non c'è nella dichiarazione, o meglio c'è ma differisce. Questo non è implementato sotto, però se faccio sync prototypes lui mi aggiorna la dichiarazione che ha anche il suo shortcut. Quindi fa shift control alt p. Questo cambio idea, gli dico è un boolean, shift control alt p e sotto cambia, e quindi, cioè, nonostante il sorgente magari sia un po' strano per chi è abituato eventualmente ad altri linguaggi tipo C-like o JavaScript o Java, comunque l'IDE sopperisce praticamente tutte le esigenze, e anzi quando questa classe aumenta, avere questa dichiarazione qui senza l'implementazione di mezzo, secondo me è molto comoda. Poi qui ci si può mettere la documentazione con il triplo slash summary, restituisce tutte le checklist, ci sono un sacco di cose
E in questo modo, quando io vado a chiamare la funzione o richiamo la guida, ecco, lui mi fa vedere, come in questo caso, restituisce tutte le checklist, poi posso documentare i parametri, posso fare un po'. E avere questa dichiarazione è molto comodo come file reader classico solo che qui c'è solo alla fine tutto in un file. Posso mettere quante classi voglio, posso decidere di metterne una per file, diciamo che queste sono, ci sono standard di codifica, ma sono lasciate allo sviluppatore. Quindi qui in realtà parametri non me ne servono, quindi lo vado a togliere sia sopra che sotto. Qui dovrò fare il render di qualche cosa, quindi render, ci metto un to-do, restituirò tutte le checklist. Se questa funzione la voglio al momento è un banale metodo, quindi se ho un oggetto di questo tipo lo posso invocare, ma se lo voglio esporre al framework, da quello che ho capito e ricordo l'altra volta, devo aggiungere ovviamente un MVC path, in modo che lo qualifico come azione, cioè probabilmente all'interno del codice di Delphi MVC Framework c'è qualcosa che va a inventariare tutti i metodi che hanno questo attributo in modo da mapparli e sapere che esistono e sono associati a determinati controller, e quindi c'è una creazione di un inventario di quella che è la struttura delle classi in modo da sapere a quale endpoint, a quale URL corrisponde una certa azione, che fa parte poi del meccanismo di routing, cioè quel meccanismo incorporato che da URL va a praticamente a mappare quella che è un metodo da invocare. Quindi è come se noi avessimo un automa che, dato in pasto un URL con parametri o nell'URL o come query string o inviati tramite post in HTTP, traduce tutto questo in una chiamata a una procedura che riceve questi parametri, prepara un risultato e lo restituisce al browser o chi fa la chiamata. Cioè, alla fine, detta così sembra banale, però ci sono delle funzionalità. Quindi qui dovrei mettere il path. In realtà il path non lo metto perché se metto ad esempio una cosa del genere, questo non viene, cioè sta a indicare il root dell'applicazione, e quindi quello che io voglio fare è che quando richiamo come endpoint slash API slash checklist venga eseguita questa, quindi questo sarebbe il root dell'applicazione. Se io qui scrivessi un get all sarebbe sempre il root, scritto così invece vuol dire che questo immagino venga invocato se scrivo una cosa del tipo checklists slash get all. Siccome io voglio che venga invocato solo con l'endpoint iniziale, io metto una stringa vuota o, da quello che posso immaginare capire, diventa superfluo, ovvero non metto niente e quindi tolgo anche le parentesi e sintetizzo al massimo. Ok, quindi in questo caso, se vado a chiamare questo URL, mi troverò in rendering il to-do. Per fare una prova, giusto per imbastire anche un'altra, uso un toolettino, come si apre gigante, che si chiama Insomnia, potrei usare questo discover. Test debug, ok, hanno cambiato un po' di hanno aggiunto un sacco di che è l'equivalente di un postman, quindi se uno usa postman, anzi, già che ci siamo potremmo in realtà semplificare ancora di più usando direttamente quello integrato con Delphi, cioè non è integrato in Delphi, ma con Delphi viene distribuito, si scarica anche a parte. Un REST debugger che è comodo perché ci consente di testare delle API, però la cosa bella è che nel momento in cui abbiamo un URL, una richiesta configurata con certi parametri, eccetera, e facciamo copy components, ci copia nella clipboard i componenti che possiamo incollare in Delphi per fare la stessa richiesta tramite REST, che è una cosa
fenomenale per fare ad esempio un proof of concept, secondo me, o per dare un via a un progetto, è molto comodo. Poi è chiaro che magari in certi livelli conviene più a creare queste classi a runtime o comunque lavorare in un'altra. Questo lo uso per testare l'API al posto del browser, così pian pianino mi salvo le richieste. Quindi qui non è in esecuzione, me lo vado a lanciare. Il server è in esecuzione. Il bello del compilatore Delphi è che è molto veloce e quindi questo è molto comodo da utilizzare. Porto 8080. HTTP slash localhost, quindi 8080 slash API slash checklist send request not found. C'ha ragione perché non ho registrato il controller. Bad, bisogna ricordarsi sempre di. Cioè, non ho informato il framework che guarda che esiste anche quel controller. Quindi quello che devo fare è aggiungere qui un add controller col mio t checklist controller che mi dirà che non vede. Questo perché manca nella uses riferimento alla unit che contiene il nostro checklist controller, ovvero devo fare uses checklist controller checklist. Però giusto sempre per far vedere chi vuole qualche dritta proprio introduttiva su Delphi, non devo ovviamente, posso andare qui, scriverlo a mano, uses, scrivermi check controllers punto, poi c'è il sample, c'è il checklist, però invece che farlo a mano, io cosa faccio? C'è uno shortcut alt F11 oppure use unit che mi dà l'elenco delle unit che posso importare, scelgo o filtro se sono tante, scelgo checklist perché è l'unico che manca, quindi gli altri ci sono già tutti. Quindi ogni volta, una volta che li ho importati non me li fa vedere, li utilizzo all'interno dell'implementazione, quindi posso lasciarlo sotto in implementation. Facendo questa operazione lui mi aggiunge in automatico nella uses la unit che contiene questa classe. Quindi se io voglio importare qualcosa da un altro modulo devo metterlo nella uses e quindi posso importare tutto ciò che nell'altro modulo sta in interface, al netto che è implementato in implementation, se sta in interface io lo vedo. Quindi vedo la classe checklist controller che con un control click posso navigare e siccome la vedo la posso passare al mio add controller che quindi la rende visibile anche al framework. Quindi faccio un build, lancio di nuovo la mia applicazione. A questo punto non dovrebbe più darmi errore perché ok, l'errore non me lo dà più. Body della risposta, content is not JSON, è giusto. C'è il mio to-do di cui ho fatto il render. Quindi alla fine l'endpoint è stato chiamato, quindi prima non è che andassi in errore perché avessi sbagliato qualcosa nell'implementazione del controller, ma il framework non sapeva che il mio controller è. Non so se c'è magari una sorta di anche autodiscovery o qualcosa del genere, però comunque vabbè, il fatto di andarlo a registrare non è comunque un grosso problema, anzi, così evita di prendere magari dei controller che non vuole esporre, non voglio esporre, potrei anche tenerli nel progetto, se non li espongo gli endpoint non rimangono, non sono visibili. E fin qui ho la mia azione, ovviamente questo to-do fa schifo, sarebbe bello aggiungere qualche informazione, nulla ci vieta di fare ad esempio, di iniziare ad aggiungere dei tipi, chiamiamoli ad esempio, facciamo un check.entities, quindi un file pass vuoto, quindi questo è solo, proprio solo codice. Ad esempio, una checklist tipica sarà fatta come? Sarà fatta con,
chiamiamola checklist, facciamo una classe o magari per il momento, ma mi viene più comodo, facciamo un record, così siamo, cioè una struct, l'equivalente della struct di C Sharp, anche se ci sono delle differenze, perché nei record posso mettere dei metodi, anche nelle struct di C Sharp forse, c'è overload dei parametri, poi ci sono anche i custom record dall'ultima versione di Delphi, mi sembra, la 10.4.1, forse la scorsa, perché con rilasci frequenti adesso non mi ricordo mai quando c'è una feature che viene rilasciata, se è vecchio o se è nuova, nell'ultima. Cioè i record possono avere un'inizializzazione, una finalizzazione, siccome sono allocati sullo stack, posso mettere una sorta di distruttore, quindi posso renderli in grado di gestire delle risorse, perché qui non abbiamo un garbage collector. Quindi l'unico modo che abbiamo per rilasciare la memoria che occupiamo è o fare noi il destroy degli oggetti esplicitamente, o usare delle interfacce che sono reference counted, cioè quando uso un'interfaccia che punta a un oggetto, tutti i riferimenti che abbiamo sono conteggiati. Nel momento in cui non ho più riferimenti a un oggetto, quello viene eliminato in maniera però deterministica, cioè il conteggio va a zero, l'oggetto viene distrutto, non c'è qualcosa che passa e ogni tanto dice che non sappiamo quando passa e non sappiamo quanti oggetti può aver da distruggere, quindi può sembrare scomodo a chi è abituato ad avere un garbage collector, però anche chi poi ha il garbage collector non è che campa facile, perché se è un garbage collector che passa e mi distrugge un oggetto che è una connessione a un database, se io aspetto che passi il garbage collector, rischio di tenere aperta magari una connessione al database più del dovuto, e quindi anche in altri linguaggi, sebbene gli oggetti li faccia fuori, gli spari il garbage collector, non è detto che non ci siano dei costrutti che debbano, come dire, garantire che una certa risorsa venga quantomeno liberata o rilasciata. Quindi ho una connection, la uso prima di uscire, prima quando ho finito di usarla, la chiudo forzatamente e poi lascio che il garbage collector rimuova l'oggetto connection in sé, ma la connessione la devo chiudere così come devo chiudere un file, così come devo chiudere tante altre cose, devo fare una dispose, perché altrimenti, soprattutto nei casi delle web API, se io mi comporto così e mi arrivano 1.000 richieste o 1.000 connessioni aperte, che magari è un database dove magari la connessione l'ho già utilizzata e la risposta l'ho già gestita. Quindi che ci mettiamo qua dentro? Un titolo, mettiamo un titolo, una created t-date time, che ne so, è giusto per metterci qualcosa, per avere qualche informazione da restituire. Poi adesso farà un manager, comunque una cosa molto semplice intanto per iniziare, magari a mettere giù della logica anche moccata, poi aggiungeremo eventualmente un DB, cioè iniziamo magari a fare un po' di cosucce. Quindi questo è un record tipico, poi avrò l'item della checklist. Avrò qui, potrei mettere ad esempio anche l'autore, author name, string, una descrizione più lunga, che ne so, ma tante cose che possono eventualmente starci. Questo perché così magari mi metto lì e allora, ok, qua stavo guardando. Gestione dei parametri, ok, prima di passare ai parametri magari guardo, metto giù un po' di queste, ovviamente creerò delle risorse anche direttamente nel codice, ma poi fare poi come dire le varie ottimizzazioni e fare una struttura che, come Dio comanda, verrà col tempo. Quindi abbiamo la nostra checklist, facciamo un boh, chiamiamolo un repository check,
è il nostro DAL in un certo senso, quindi il layer di accesso ai dati, intanto lo chiamo così, poi eventualmente gli daremo un nome. Ecco, ad esempio, le interfacce, questa potremmo crearla come interfaccia. Repository, chiamiamola check repository magari. Ok, possiamo creare come interfaccia in modo da avere sia l'interfaccia che la classe che lo implementa, così un domani che abbiamo un'interfaccia, cioè un'implementazione che lavora su DB. Noi, come dire, togliamo il nostro mock e ci mettiamo il nostro repository reale e non dobbiamo toccare il resto del codice. Per compatibilità all'indietro, non so se è ancora così, ma magari qualcuno mi conferma o mi smentisce, ma ci vuole un GUID. Per, come dire, rispetto e compatibilità col vecchio ambiente COM, bisogna generare un GUID per ogni interface che sia diverso per garantire che non ci sia ambiguità. Non so se questa cosa è ancora così oggi, io ce la metto sempre, presumo sia ancora richiesto per certe funzionalità, mi sembra la support o qualcosa che va a vedere, va a controllare questo GUID. Per cui c'è questa cosa strana di questi GUID che si trovano e che in altri linguaggi tipo Java C Sharp non si usano, però è abbastanza semplice perché sono nell'IDE, voglio aggiungere un GUID, faccio Ctrl Shift G e l'IDE me lo genera e me lo butta dentro, quindi come dire, sono già belli che a posto, quindi è una cosa abbastanza comoda che non richiede sforzo. Anche se ammetto che potrebbe sembrare un po' strana all'inizio. Quindi questo è il repository che ci consente di recuperare da uno storage delle entities. Quindi qui ne abbiamo in bisogno, usiamo la unit delle entity, delle checklist. Quindi aggiungiamo alla uses la check entities e potrebbe avere ad esempio un metodo tipo anche questo getAll, che ci dà tutte le checklist e ad esempio usiamo i generics, un t array di t checklist per dire che il nostro generico checklist repository, così siamo specifici, è un oggetto che ha un metodo che ci dà tutte le checklist. Qui non abbiamo ancora implementato, però se è ancora collegato Maurizio Del Magno e vedrà queste interfacce, so che lui le conosce molto bene, che ci ha creato un ORM basato sull'interfaccia, a tal punto che l'ORM, l'ORM si chiama IORM perché la I sta appunto per indicare il fatto che si basa pesantemente su queste interfacce. Questa unit la chiamo dal services, che è un po' un'implementazione, poi la chiamo boh, fake. Eccomi, ho letto adesso. Quindi, però sono molto utili. Adesso io metto giù un po' di unit con dei nomi un po' bruttarelli, ma sono solito magari fare un refactor in un secondo momento. Allora, l'obiettivo di questo fake repository è implementare quell'interfaccia e restituire delle entità, boh, di esempio. Quindi metto giù le uses, metto giù il mio type, metto giù. IOR funziona normalmente anche con le classi, anzi all'inizio è nato solo con quelle. Sì, anche se immagino con interfacce, anche per il reference counting sarà cioè, danno una mano in più perché non saprei, magari a volte certi oggetti quando distruggerli, soprattutto se c'è il line binding,
Comunque di Ion parleremo perché adesso progettiamo una seratina dove, esattamente come sto facendo adesso, io farò finta e non farò fatica di non sapere nulla di IORM, e collegato in diretta mi farai tu da guida, mi farai esplorare tutte le caratteristiche. Questa è una cosa molto, molto interessante, secondo me, sia per capire come, diciamo, cosa c'è, cosa manca, perché uno lo utilizzi senza sapere nulla, quindi magari quello che uno può dare per scontato e che invece andrebbe documentato, e dall'altra parte avere qualcuno che ti introduce e quindi ti risponde alle domande dirette, ti fa un po' il getting started al volo, e uno che magari vede l'insieme automaticamente impara anche come si usa la libreria, perché l'ho sempre voluta vedere impiegare, ma non ho mai trovato al momento un progetto dove poterlo mettere un po' alla frusta. Mi ha sempre incuriosito, quindi. Esatto, c'è sempre il problema quando si creano delle istanze di capire chi deve distruggere. A volte in Delphi a me è capitato che usando un'interfaccia con certe mescolanze c'erano oggetti che non venivano distrutti e alcuni che venivano distrutti 2 volte. Quindi, però sì, questo è un problema, bisogna fare le cose fatte bene, stare attenti ai weak reference, è scritto weak nel senso deboli. Ok, quindi qui implementiamo il nostro tfake checklist repository, che è una classe di interfaced object, è un oggetto, grosso modo, che implementa però la checklist repository. Per chi non conosce. Giusto, infatti mi dà già un errore perché mi dice: guarda che se vuoi implementare questa interfaccia c'è un metodo che, caro caro bello bello, stai facendo finta di ignorarlo, ma cioè, va implementato. Tendenzialmente public, ma se si usa l'interfaccia è superfluo. Adesso l'interfaccia è soddisfatta, ma il metodo è in errore perché non è implementato, quindi andiamo a completare il codice, così ce lo troviamo qui sotto e andiamo qui a mettere un po' generazione di dati casuali, così riusciamo magari a testare un po' l'API, a fare qualcosa di questo tipo. Per chi non conosce Delphi, questo interface object, tutte le interfacce in Delphi sono delle interfacce che non partono da zero, ma è come se ereditassero da un'interfaccia già esistente, che ha interface, mi sembra, se non ricordo male, che ha dei metodi addref, delete ref. Adesso magari lì si può andare. Dunque, come ce lo mando? Vabbè, vado qui. Dov'è, dov'è, dov'è? Esatto, ha interface. The object è la classe, è la madre di tutti i mali. È la classe da cui ereditano tutte le classi, volente o nolente, quindi nel senso che se non metto un discendente diverso, questo è il discendente che viene scelto. Così come in Java c'è object, in .NET idem, e anche questa è un po' la madre di tutte le interfacce. È un'interfaccia che ha 3 metodi, control click non va perché forse è nel compilatore, che sono questi, che dicono: aggiungo una reference, faccio una release, cioè ogni volta che una variabile fa riferimento a un oggetto che implementa un'interfaccia, viene chiamato questo addref e incrementa di 1 un contatore. Tra l'altro si vede proprio dal codice. La release è quando la variabile va fuori dallo scope, o magari non c'è qualcosa che non punta più a quell'oggetto e viene chiamato release. Questo lo fa tutto il compilatore, quindi. Quindi decrementa nel momento in cui il numero delle reference va a 0, fa la distruzione dell'oggetto. Quindi è un po' come dire: tutta questa roba c'è, la fa il compilatore, ma la vediamo perché comunque è un automatismo, ma c'è anche il codice, quindi si riesce a vedere. Quindi normalmente se io ereditassi, facessi una classe tradizionale,
e ereditassi un'interfaccia, mi dovrei implementare anche questi metodi. Se invece eredito non da tObject ma da tInterfacedObject, praticamente faccio un gradino in più, ovvero sto ereditando da è un oggetto che però ha già l'implementazione di base dell'interfaccia con il reference count, ha già il campo per contare i reference, ha già la distribuzione, ha tutta una serie di cose che sono già incorporate che io quindi posso utilizzare senza dovermi preoccupare di gestire la memoria, in poche parole. Quindi questo è un tObject per una classe che deve anche implementare un'interfaccia per avere l'implementazione di base di quell'interfaccia e concentrarsi solo sui metodi che vado a stabilire io, come questo getAll e checklist. Se invece avessi ereditato da questo, lui mi dice: ehi, guarda che qui manca addref, lo dice qui in alto, manca query interface, addref release. Query interface mi sembra sia il metodo che va a controllare se un oggetto implementa effettivamente una certa interfaccia. Quindi invece che tObject io parto da questo che ha la sua implementazione di base e quindi sono già bello che tranquillo. GetAll, ok, restituisco un array. Un array dichiarato così in Delphi è proprio un array dinamico che è abbastanza comodo perché abbiamo una funzione setLength dove dato il nostro array result nella funzione c'è, per chi non conosce Delphi, un parametro nascosto result che è il valore di ritorno. Questo è il mio result di tipo array di checklist e quindi dico che ne genero boh, ne genero 3 e poi scrivo result di 0. Se qualcuno storce il naso per il width, so i motivi, ma perché ai puristi non piace, però io posso dire, dichiaro apertamente che ne faccio uso e quindi now, oddio, non è now, sì. Mancava solo. Ecco, questo è un find unit. Quando c'è una funzione e non sappiamo in che unit si trova, possiamo fare Ctrl Shift A o find unit. E Delphi, diciamo, ci dà un suggerimento. Delphi ha due strade: o scoppia tutto, o non trova niente, o la terza strada trova la funzione anche la unit con i risultati. Questo perché questa è visibilmente una parte che è stata a suo tempo implementata basata su .NET, tra l'altro, credo ancora, lo vedo dall'interfaccia e quindi andrebbe riscritta, magari con LSP ci saranno una serie di nuove implementazioni native, ci togliamo .NET dalle scatole. Quindi ho trovato che c'è una unit sysutils con now, l'aggiungiamo all'implementazione, ok, così. In poche parole, ha trovato la unit, ci propone di aggiungerla e così ha fatto praticamente tutto il lavoro. Questo è un po' come gli add reference di .NET, di Visual Studio o no, non è un install package perché questi sono tutti file dell'RTL, cioè della libreria di base. E quindi ho inizializzata una, ne metto 2, 3. Fatte così, la chiamo con grande fantasia checklist 2, 3, Marco in onore, Paolo e Maurizio, così in onore delle persone che stanno resistendo ancora collegate. E la funzione di per sé è finita perché questo è il mio valore di ritorno, io l'ho dimensionato, il numero di elementi, ho inizializzato primo, secondo e terzo elemento. Quindi dovremmo, come dire, più o meno esserci. Mi vado a fare una funzione get checklist repository di tipo iChecklist repository, cioè che mi crei un'istanza della classe e me la restituisca. Unsatisfied. In realtà poi per essere sicuro e tranquillo anche questa potrei buttarla qui sotto come dichiarazione
in modo che ovviamente mettendoci type, perché sto dichiarando un tipo, così non è visibile all'esterno e nessuno può fare riferimento diretto a questa classe, tantomeno andarla a creare, tranne usando questa funzione get checklist repository, che adesso vado a implementare. Formattiamo un po' il codice, che magari ecco, dove faccio, quindi faccio una funzione result due punti uguale t fake, no, come diavolo si chiama, create, questo è il costruttore che crea l'oggetto. Lo restituisco, il tipo è compatibile Delphi come C Sharp, Java, togliendo le parti dynamic, le parti DLR nel caso di .NET. È un linguaggio fortemente tipizzato, quindi è come C Sharp, Java, TypeScript, quindi io non posso mescolare mele e pere, le assegnazioni devono essere compatibili stringhe con stringhe. In questo caso io ho un'interfaccia, una classe che lo implementa, è corretto restituirla come valore di ritorno. In questo modo, identifier expected, ah, c'è rimasto il type superfluo, lo tiro via, do una compilata per vedere se c'è qualcosa che non va. Quello che non va è che se non spengo l'exe non lo posso rimpiazzare, e quindi per quanto la compilazione vada a buon fine. Ok, così mi sono fatto il mio repository. Quindi un domani che vorrò accedere a un DB, magari farò, non farò quello fake, ma farò quello SQL. Abbiamo l'interfaccia. Quindi qui che andiamo a fare? Ci vorrebbe un sistema di dependency injection, ma ancora ci devo arrivare. Facciamo banalmente. Mettiamo banalmente intanto un costruttore che ha la sua parola chiave. Qui c'è da fare l'override di qualcosa, sarà virtuale, ma sì, virtual, ok. Buono a sapersi, perché se è virtual, non funziona con i metodi. Ah no, semplicemente si era un attimo bloccato, un po' bruttarello metterlo lì giù, lo metto qua su. Ok, quindi devo fare per forza l'override, perché è un metodo virtuale e quindi è come il virtual o il can be override di Visual Basic, che cioè, è veramente bruttissimo da leggere. E quindi Ctrl Shift C, implementiamo, chiamo la versione ereditata dalla classe base, che si può fare così o mettendo anche solo inherited. Metto una sezione private e qui ci metto il mio checklist repository di tipo I checklist repository. Ok, lo vado a pescare dalla sua unit, che è questa qui. Metto in interface perché mi serve il tipo. E quindi qui ce l'ho, mi dirà solo: guarda che non l'hai mai utilizzato, non l'hai neanche inizializzato. Ovviamente ci vorrà anche il destroy, quindi il mio destructor, perché tutto ciò che si crea qui si distrugge, è contrario ai principi della termodinamica, attenzione. Quindi checklist repository, due punti uguale, c'ho la mia implementazione fake, me la metto in implementation, dovrei farmela iniettare dall'esterno, però poi la gestione delle dipendenze l'approfondirò quindi vado a importare la unit che ha la funzioncina, che mi fa questo, ma più che get, chiamiamola magari create, che ha più senso, che get mi sembra più il getter di una proprietà, e così. Questa ok, assodata, questa è assodata, andiamo poi ad aprire un secondo momento.
Quindi create check repository, chiamo quella funzione che mi dà questa interfaccia, quindi uso sempre l'interfaccia. Quindi in realtà il destroy sono scemo perché potrei anche non implementarlo, basta che quando questa classe viene distrutta, però io direi che per sicurezza, come si dice, per non saper né leggere né scrivere, andiamo a mettere anil, cioè annulliamo il riferimento in modo che qui viene creata e abbiamo un riferimento, qui viene il riferimento viene perso, il numero dei riferimenti di conteggio va a zero e tecnicamente la nostra interfaccia dovrebbe, la nostra classe dovrebbe essere distrutta in automatico. Se vogliamo verificarlo, c'è una cosa carina, view source. Questo è sorgente del programma principale, il famoso program. C'è una cosa carina che c'è già, ottimo, perfetto. Report memory leaks on shutdown è una funzione, mi sembra, di fast memory. È il memory manager di Delphi, ovvero quando l'applicazione gira, la memoria è gestita da un modulo interno integrato che si occupa di allocare la memoria, distruggerla, che ha anche un'operazione di monitoring, quindi report memory leaks vuol dire che se c'è qualcosa che a runtime non distruggiamo in debug, quando noi chiudiamo l'applicazione ci viene fatto un reportino molto molto semplice, una message box che però ci dice i byte allocati e molto spesso anche le classi e i tipi degli oggetti. Quindi se dentro ci trovo il mio fake repository so già che è lui che non viene distrutto. Quindi a questo punto, questo get all, non invece che un to do, potrebbe restituire, ad esempio, noi potremmo dire quello che generalmente viene fatto, la struttura tipica del controller, a meno che io ho imparato lavorando con .NET, è quasi simile un po' agli unit test, cioè gli unit test sapete che hanno gli assign più act più assert e roba del genere. Qui è un più uso i parametri, chiamo il model e poi faccio recupero i dati e restituisco le informazioni, a volte anche poi in un'operazione unica. Quindi qui potrei dire facciamo rendering, fa render di un array. Adesso provo a buttarcelo. Allora, facciamo una cosa. Generalmente il valore che viene istituito è indicato col termine model o view model. Qui nel nostro caso è un array di t checklist, non checklist controller, ma checklist e basta. Non lo trova perché ha bisogno di nuovo delle entities, quindi aggiungiamo la unit e quindi il nostro modello, il nostro array, da dove arriva? Arriva dal nostro repository che, collegandoci al DB domani, ci tira fuori tutte le checklist. E poi adesso qui provo a buttarglielo così secco, ma non c'è un overloaded version. Quindi mi aspetto che in qualche modo ci sia da trasformare questo contenuto o in JSON o in una collection. Vedo, se avessi fatto un object list forse sarei stato più intelligente, però vediamo una di queste liste, dovrei andare più avanti con, come dire, con lo studio, perché si parla di, come dire, di parametri, ma addirittura ci sono strong type action, quindi avremo molti modi di, come dire, irrigidire la nostra API, però per il momento HTTP method get product. Ah, ma sono scemo, l'ho lasciato apposta, c'ho il sample. Vediamo se nel sample ci sono tanti to do.
Molti to do, poco done, quindi mi devo un attimo ingegnare, ma adesso magari vado a buttare un occhio giusto per sulla fase di rendering. Qui si parla di classi. La lista di cui parla, in realtà poi potrei tranquillamente fare anche una classe, perché in realtà non ho bisogno, come dire, questo potrebbe anche essere un object list, sia perché so che il framework si occupa in automatico di, come dire, di andare a distruggere gli oggetti, la lista che passiamo, quindi cioè, normalmente lo fa per default, anche se noi possiamo inibirlo. L'object list può essere owner degli oggetti e quindi la gestione della memoria la possiamo fare in automatico, cioè piuttosto che usare un record lo trasformiamo in class, poi lo vado magari a cambiare. Serializzatore, immagino, cioè sterilizzatore. Non sterilizzava gli array. Il nuovo controller ora lo fa. Ah, però tu dici restituendolo come result, non usando il render, perché il render non lo accetta, quindi evidentemente lo fa. Ma c'è da fidarsi, non so se c'è da fidarsi del creatore del framework che sto utilizzando. Credo che mi fiderò però quindi allora faccio una cosa un passo indietro perché lo voglio sperimentare, quindi cioè lo fa nel senso che però devo fare una funzione a questo punto nel controller, cioè qui dovrei fare una cosa di questo tipo, ovvero dire al framework, passiamo questo su, che lui riceve questa roba qui e poi fa render. Allora, CTRL SHIFT ALT P, anche in questo caso farò presto, faccio la prova. Consiglio uno sguardo al sample renders, c'è tutto, di tutto di più. Ok, faccio la prova giusto perché mi piace suicidarmi e poi dopo vado a vedere il sample. Run without debugging. Mi dice not found, quindi forse. Non ti fidare, non lo conosce bene. Giusto, allora andiamo giustamente a vedere l'esempio perché così ci sta anche capire dove ho messo il codice. Ok, qua, quindi sì, su sample renders. Come il famoso regista Wim Renders, no, scusate, ormai è tardi e questa era veramente brutta. Wim Renders. Quindi trovo un controller a caso, render sample controller, che era anche già aperto, quindi people as object list, people. Ah, c'è anche il fake data, quindi c'è più o meno tutto quello che sto cercando di fare. Allora, qui ci sono delle object list, facciamo così, di array, cerco get simple array, create, di array test.
Quindi lui qui sta facendo il render. Sì, ho visto anche poi la cosa bella di quel metodo render è che secondo me se prendo il gatto e glielo passo, lui renderizza anche quello, cioè accetta, c'è un overload per qualsiasi cosa. No, mi interessava questa cosa qui. Adesso lo lancio perché se riesco, sì, perfetto. L'ho lanciato o c'è il mio che rompe le scatole? Secondo me c'è il mio che rompe le scatole perché magari è la stessa porta, esatto. Così vado a vedere come è fatto questo. Simple array, così capisco localhost. Non ho guardato se in alto c'era un. Ah, ok, nel senso che in realtà non fa il render dell'array, però se io gli do in pasto un oggetto che contiene come proprietà un array, lui dice te lo leggo e te lo restituisco. Quindi a me basterebbe banalmente fare una shell, creare praticamente un oggetto che fa come da shell, quindi tcat. Ah, no, scusa. Esatto, pensavo fosse uno degli esempi, mi ero già dimenticato la stupidata che ho detto, quindi. Ok, quindi mi pare di capire che direttamente non lo faccia, però se gli faccio renderizzare una cosa che ce l'ha, lui problemi non se ne fa, quindi. Quindi, tornando al mio esempietto, che inizia a essere anche tardi, quindi sono un pochino. Qui quello che dovrei farmi è farmi una sorta di container, che poi in realtà ci sta perché molto spesso magari andiamo a restituire anche altre informazioni, quindi. Beh, può anche essere utile perché mi potrei fare ad esempio una unit di ad esempio check, chiamiamola view models o rendering model o roba del genere, checklist, cioè di modelli o di strutture dati che non sono quelle che vengono restituiti dal mio business model, ma magari è roba fatta esclusivamente per contenere i dati. Ad esempio, potrei farmi un checklist getAll viewModel, che è una classe. Io ho le influenze purtroppo un po' di .NET, quindi che è una classe con public con un items che è un array di checklist. D'altronde stiamo sperimentando anche per questo motivo una cosa del genere. Quindi se io qui provo nel mio, quindi qui torniamo alla forma di prima, così procedure quindi ad esempio io potrei dire che il mio model è vado a importarmi la unit di checklist getAll view model. Tra l'altro adesso si può dichiarare anche inline. Quindi se volessimo essere fighi potremmo anche dichiararlo direttamente qua, ma mi piace anche la versione standard perché so che molti sviluppatori C Sharp ci prendono in giro per il fatto che dobbiamo dichiarare tutte le variabili all'inizio. Poi ho visto un codice fatto in C Sharp dove partiva con
le graffe, quindi il corpo del programma, del metodo, e poi c'era int x, c'erano tutte le variabili. Ho detto, allora con voi non conta niente il fatto che potete dichiararle anche inline, che avevano anche dei nomi TMP, cioè Pippo, Pippo 2, cioè roba. Che tra l'altro, pensando alle variabili Pippo, mi sono sempre chiesto: ma se non fosse esistito Walt Disney, che nome davamo alle variabili? Ma non lo so, sono le riflessioni delle quasi le 11 di sera. Ok, quindi in realtà io qui faccio questa cosa qui: model t checklist. No, dai, infatti è molto meglio. Cioè, usiamo le sintassi. Visto che adesso l'LSP le supporta pure, create, poi magari potevo addirittura passarlo nel costruttore, ma model items, due punti uguale a questa roba qui. Ma no, che diavolo ho scritto? Ho sbagliato questo. Perfetto. Render model, perché questo accetta anche un object, fa vedere, control click, un object, e poi c'è questo serialization action anil, che vuol dire fai tu, oppure c'è l'overload che dice questo true sarà ovviamente once, che vuol dire se lo lascio distruggere il framework, sì, e quindi a questo punto, se ho capito l'esempio e se l'ideatore della libreria mi ha dato il suggerimento giusto, ho chiuso il server di prima, no. Io rilancio questa applicazioncina qui, vado, mi rimetto l'URL perché l'ho cambiato per fare la prova, anzi ho proprio chiuso tutto, ok, poco male, tanto. Send request, sono stato un po', diciamo che ci mancava buona parte solo il server e la porta, che è roba da niente. Vediamo cosa ha restituito. Ha restituito nulla, ma questo potrebbe essere anche colpa mia, ovvero che ho saltato qualcosa. Che potrei aver saltato qualcosa, forse era un published o qualcosa del genere. Fammi rivedere l'esempio, che qui secondo me mi sono dimenticato qualcosina. Allora, dov'era? Dove c'era un t array. Era questo, get simple array. Secondo me ho tralasciato qualcosa. A meno che non debbano essere per forza property. E ci sta, perché poi nelle classi fatte così non sono proprio il massimo. Quindi adesso faccio la prova. Poi se va a buon fine, diciamo che mi posso considerare quasi contento, ho fatto vabbè, questo no, ok, questo ok, in realtà questo che private items è di tipo, è questo constructor create, qui gliela posso anche passare così. E poi facciamo una property items di tipo bla 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 read, che legge da items, implemento questo che forse è pure facoltativo se non ricordo male, e la LLLL. Tolgo un po' di commenti superflui, non compilerà giustamente perché qui manca.
sono riuscito a renderlo meno leggibile di prima, ma vabbè, questo poi è tutto, come dire, devo ricordarmi di spegnere quel server. Ok, vediamo se non mi restituisce nulla, solo le property, che ci sta. Ok, quindi adesso però dovrebbe farcela, a meno che non voglia anche un write. Non ho guardato se c'era qualcosa di in più anche sull'azione, in realtà, però qui non viene giù nulla. Potrei aprire anche un'altra istanza di Delphi, che forse più sarebbe più intelligente. Questo dovrebbe essere forse superflui, solo per i tipi semplici. Ah, ok. Ok, quindi che lui va alla ricerca proprio di... Ok, infatti l'esempio simple arrays, ok. Perché sì, sono tutti integer, string e double. Quindi per ogni cosa più complessa bisogna fare un object list o implementarsi un serializzatore, perché magari sì, poi è vero che i record molto molto difficile, poi anche perché se passo in giro un array con 100 elementi, questo magari mi fa la copia, no, cioè uso il puntatore, però non è proprio ovviamente l'ideale passare dei record. Io ho fatto il record per far prima, ma giustamente l'avrei poi trasformato in ogni caso una classe, perché questo per me le checklist hanno poi anche un valore di, come dire, di entità, quindi ci avrei sicuramente aggiunto funzionalità e quant'altro. Quindi ok, facciamo lo step, così vediamo se cambia qualcosa, perché poi in realtà come tipo di approccio io questo lo posso mantenere in ogni caso. Adesso provo, vabbè sì, ho fatto questa modifica, ma ovviamente c'è un po' di, ci sono un po' di cose forse da cambiare. No, vabbè, giustamente, perché l'interfaccia rimane, finché qui è scritto così, object list, che avrà bisogno del suo system generics collection, esatto. Quindi adesso mi segnalerà che system generics, che io inverto sempre, scrivo sempre collection generics, ma meno male che adesso l'LSP funziona e, come dire, fa il completamento anche di delle unit, perché ok, quindi qui ci sarà un po' da... L'alternativa poteva essere quella di crearla direttamente nel... Vabbè, tanto poi non è un problema. Siamo sempre in sperimentazione, quindi result di object list, di checklist, create,
E qui dovrò andare a fare delle gran add. Strano che non mi completa il codice, ma forse ci sono altri errori, quindi dobbiamo. Dobbiamo gestircela un po'. No, non ci sono altri errori, quindi. Strano che non mi dà metodi. Boh. Allora, facciamo così, giusto per non andare a cambiare. Oh, questo è ancora un record, no? Adesso è una classe, quindi. Facciamo così che è un barbatrucco. Bruttissimo da leggere, ma. Ok, quindi torniamo sul controller, poi farò un pochino di ripulisti. No, qui ci basta fare così. Ok, e poi dobbiamo però trasformare anche le property della nostra checklist in. Sì, dobbiamo, diciamo, fare un po' tutto quello che c'è da fare, ma poco male. Sperimentare serve anche questo, perché uno si aspetta magari delle cose che per loro motivazione, in realtà l'avrei dovuta comunque trasformare in una classe, perché non è che ci fermiamo qui della business logic, l'avrei aggiunta, quindi mancano i campi. Description, tipo stringa, forse potevo farlo creare anche in automatico a lui, però sono talmente pigro da non usare gli strumenti per pigri, e quindi ok, proviamo a vedere il server è spento, se cambia qualcosa nella nostra implementazione. Qui è partito, continuo sempre a spegnere questo res debugger. Potrei anche salvarmi la chiamata, così magari evito di riscriverla tutte le volte, ma tanto. Slash localhost 8080. Beh, sono arrivati un po' più di byte. Oh, ottimo, ti serializza. C'è l'on subject list, ci sono le varie liste, 1, 2, 3. C'è un null. E probabilmente converrà usare più le liste dell'MVC list al posto della object list tradizionale, che sicuramente avrà delle feature in più. Questo argomento della prossima volta, intanto l'importante è aver serializzato qualcosina, aver visto che. Quindi se io chiudo, non questo ma il server, vediamo se ho lasciato dei memory leak, si direbbe di no, altrimenti me lo avrebbe detto. E quindi più o meno qualcosina qui, se uno volesse sintetizzare al massimo, potrebbe portare tutto così e sarebbe ancora più sintetico. Quindi
Ok, beh, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ottenuto, diciamo che siamo più che altro sull'architettura generale, però pian pianino andremo a farcire con, insomma, magari un po' di refactoring prima della prossima volta, l'andrò ad applicare così siamo più, abbiamo qualcosa di già un po' più strutturato per vedere le feature del framework. Devi usare render t oppure meglio object dictionary. Ah, perché abbiamo anche una versione tipizzata del metodo, cioè tu dici che se faccio così, cioè basta l'entità o ci dovrò mettere tutto l'object list, ma proviamo, c'è ancora questo. No, direi che era quello giusto. Basta l'entità singola e si è realizzato. Tra l'altro, in formato ISO, le prime versioni di MVC di Microsoft faceva le date con un formato custom. Quindi c'era un date, c'era scritto date e poi dentro c'era un valore come numerico che nessuno capiva. Invece queste sono già nel formato standard, giustamente perché è un formato ISO che JavaScript è in grado di interpretare, perché poi questa roba tipicamente può finire a un front-end, a un client o... Ma dicevo, la cosa carina di usare REST debugger è che se io faccio copy components e chiudo questo progetto tanto e vado a creare o con FireMonkey con la VCL un progetto e faccio un bel incolla, lui mi va a mettere giù i componenti per fare chiamate REST già configurate, cioè vabbè il base URL lo lascia, sono io che di là non l'ho, come dire, use the standard like, esatto. Però per Microsoft, non, Luke, giusto, c'è la L maiuscola. Per Microsoft invece dice create your own standard. Quindi qui, a parte il fatto di, ad esempio, correggere e non so, lasciare l'indirizzo di base, mettere nella richiesta, nella resource, il nome della risorsa, pochi aggiustamenti, abbiamo già i componenti configurati per fare una chiamata alla nostra API. E la cosa bella è che per chi segue e non conosce Delphi la si può fare testare anche a design time, perché abbiamo i componenti client, abbiamo la request, abbiamo la response. Se io faccio l'execute, abbiamo chiamato il server, abbiamo messo nella response i dati che abbiamo ricevuto, se li vado a vedere ci troviamo, perché là li fa vedere formattati, i dati arrivati direttamente dall'API. Quindi noi possiamo chiamare qualsiasi API, anzi ancora di più, usando l'apposito adapter, REST Response Dataset Adapter, e usando il client dataset, forse la memtable, cioè abbiamo un adapter che adatta le informazioni della REST Response in JSON a un dataset, cioè una tabella tipica. Quindi se noi agganciamo questo alla nostra response e il dataset, praticamente quando facciamo la request noi scarichiamo i dati in JSON, li mettiamo nella response, questo se ne accorge o lui lo avverte, non mi ricordo chi dice a chi, e trasferisce i dati all'interno della tabella edit dataset, e infatti noi ce li troviamo qui. Cioè, se andiamo in fase di progettazione a esplorare la tabella, abbiamo la description che io non ho messo, gli autori, la data di creazione, cioè ci troviamo in una tabella direttamente i dati, li possiamo navigare, e quindi se andate ad aggiungere quello che manca, ossia il data source e non so, una DB grid collegata assieme ai vari componenti, vi trovate anche design time, ma anche a runtime i dati già visibili, come si vede da qua, c'è il title, noi possiamo navigare. Quando andiamo in edit, se mi sposto sotto, vedete che si sposta,
in automatico. Quindi chiamate REST in fase di progettazione sono utili perché? Perché io scarico un pacchetto, vedo che la colonna title è troppo larga e quindi vado sulla mia griglia, gli aggiungo tutti i campi, gli dico no, fammela lunga 200 pixel, questa non la voglio vedere, l'autore lo voglio vedere lungo 100, la data la voglio formattata in un certo modo, voglio lo stile in grassetto, io faccio tutte le mie customizzazioni. Nel momento in cui io vado live e farò la richiesta a runtime, cioè metto il mio pulsantino, button, lo metto lì, ma mettiamo che qui andiamo a spegnere e chiudere tutto, resettiamo tutto, REST request1 execute, si lancia l'applicazione, button 1. Parte la richiesta, arriva il JSON, converti i dati, riempie la tabella in memoria e qui ci abbiamo. E poi li possiamo anche andare a editare, al momento non vengono riportati via REST, ma so che forse Andrea Magni aveva fatto un componente per riuscire a fare anche l'operazione inversa, ovvero trasformare la modifica, ad esempio, di un dato fatta qui in una post o in una put sul server REST, utilizzando appunto il server REST standard e quindi gestire l'editing in griglia, cioè queste sono le cose dove Delphi secondo me eccelle per fare un proof of concept o fare cose di questo tipo, perché poi magari i componenti sono da mettere su un data module, sono da inizializzare a runtime, quindi c'è da dare una struttura all'applicativo, però per fare una prova è molto elastico, è molto in fase di progettazione, ad esempio, si fanno un sacco di cose ed è molto interessante vedere. Ok, direi che per stasera abbiamo esplorato abbastanza. Adesso passo a un'altra visualizzazione. Non so quanta gente c'è collegata, perché c'è un contatore, ma è sempre, come dire, non è attendibile, possiamo dire. Diciamo che dato l'orario, anche di per sé la musica non è che concili. La sera era più elettronica e quindi era un pochino più strong, e questa fa un po' venire sonno, ma che ci vogliamo fare? No, stavo giusto andando a vedere che c'era ancora collegato e niente, direi che per stasera abbiamo fatto un pochino di cose. La prossima volta proseguiamo magari aggiungendo un po' di altre operazioni, gli inserimenti le tipiche operazioni da fare sul CRUD, le classiche CRUD, e magari vediamo o se riusciamo a integrare un DB o magari lavorare ancora con quello fake, completare le varie operazioni HTTP, oppure lavorare ancora sulla GET e vedere anche i parametri che sono secondo me interessanti, soprattutto quelli forzati, tipizzati, che sono per filtrare o per fare delle cose di questo tipo. Quindi adesso magari risistemerò un po' la solution di per sé e poi con qualche namespace, così diamo più un senso un po' migliore al progetto. Magari mi inventerò anche un nome che ci sta e poi dopo proseguiamo un po' la scoperta di questa libreria. Niente, essendo un po' tardino, non mi dilungo, tanto poi la prossima live, so vedo se riesco lunedì a fare un'altra, altrimenti lasciamo giovedì perché diventa anche un po' impegnativo. Non siamo tantissimi, però prima di chiudere potremmo fare un ride come d'abitudine vedo che c'è Fabio Biondi che sta facendo una live, uno sviluppatore molto conosciuto che si occupa di front-end in JavaScript con Angular, con React. Io sono abbonato al suo canale perché è quello, diciamo, a cui, come ho scritto in chat una volta,
è quello a cui ho, come, che mi ha dato lo spunto per provare questa strada, provare ad aprire un canale, provare a fare qualcosa su Twitch, perché ho detto, cavolo, qui non sono solo videogiochi, ma volendo si può anche fare, come dire, un po' di sviluppo e imparare qualcosa, però comunque divertirsi e fare, cioè, comunque usare il mezzo anche per formazione. Quindi, giusto, famo sto ride, scrive Maurizio. Ok, che non vi trattengo oltre. No, ma è giusto anche perché, se mi ricordo come si fa. Ok, sì, andiamo nel gestore dello streaming. Se non ricordo male, c'è un anteprima streaming. Cioè, l'interfaccia è così bella che si fa quasi fatica. Esegui un ride. Ok, quindi io finché mi vedete ne approfitto per salutarvi e ci vediamo alla prossima live, di cui darò come sempre avviso sui social. Grazie per chi ha resistito fino ad ora, per chi ha dato una mano nella mia esplorazione di DFMVC Framework, e ci vediamo alla prossima. Parto con il ride, quindi ciao a tutti finché mi sentite, e alla prossima. Hai praticamente fatto, quindi sono anche molto comodi. Ok, aggiungiamo le validazioni. Come facciamo ad aggiungere delle validazioni? Angular ci fornisce dei validatori standard precostruiti per noi che possiamo già utilizzare sia nei template driven form sia nei reactive form. Nei template driven form li utilizziamo come dei semplici attributi. All'email, ad esempio, diamo required email. Questi due attributi sono due validatori. E adesso, quando io vado su email e poi cambio, vedete che il mio form diventa rosso. Questo è merito di Angular Material, però vediamo già che il form non è valido. Infatti, se io adesso provo a cliccare su sign in, vedete che in console non ottengo nulla. Vuol dire che non è arrivato nulla. Form è invalido. Nella password, invece, semplicemente. Dov'è? Eccola qua. Required. Nella password mi basta semplicemente che sia required. Adesso facciamo una cosa. Aggiungiamo dei messaggi di errore. Come facciamo? Allora, l'unico messaggio di errore veramente interessante.